Ehi, hai sentito la notizia? Che dei nostri sono stati ammazzati questa mattina. Ah, parli dell'esploratore? Sì, proprio lui. Deve essere proprio matto da affrontare un esercito tutto da solo. Quelle pattuglie erano dei buoni a nulla. Quel tipo è solo molto fortunato. Me lo dicono spesso che sono fortunato. Tanto è troppo tardi per lui. Il tesoro sarà già nelle nostre mani. Santi numi, ma quanti sono? Eh? Oh, e questa? Un bel giocattolo. Devo trovare il modo di farli avvicinare. Ragazzi, sono 24 ore che provo a chiamarvi. Dove eravate finiti? Te l'ho detto che non dovevi usare il silenzioso sul cellulare. Ehi, aspetta un attimo! Bravi così. Avvicinatevi. Patata bollente in arrivo! Dritto al sodo. Capita? Ah, non importa. È l'esploratore! Wow, 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 wow. Giornata tranquilla, Nate? In arrivo! Wow, questa andrà su tutti i giornali. Oh merda. Buongiorno, banana. Buongiorno, Gambo. Forza, andiamo. Io sono pronto. Pronto per cosa? Per il campeggio. Oh, non me ne avevi parlato. Ehi, Gambo. Dimmi. Lo sai che oggi andiamo al campeggio? Io... Bene, ora te ne ho parlato. Forza, andiamo. Preparati al volo uno zainetto. Oh, dimenticavo. E prendimi anche delle patatine. A banana piace stare in mezzo alla natura. Sai come montare quella cosa? Perché io non ne sono capace. È proprio un gioco da ragazzi. O da banane, dipende dai punti di vista. Opla! Vediamo se dentro è tutto a posto. Ora non è che ci avessi gli spicci. Che ci fai qui dentro? Fuori! Non è che ci avresti un bicchiere da... Oh, ma dove è andato? Cambiamo zona. Di sicuro troveremo un posto più tranquillo. E voi, siete mai andati in campeggio? Se sì, raccontatemi la vostra esperienza. E ricordate di inserire il codice PASOX nello shop di Fortnite nella sezione Supporto un creatore. E se non lo fate, Banana rivelerà il vostro quarto segreto più grande. Sì, nascondete tanti segreti. Quale segreto? Banana sa che ieri sera siete andati in bagno senza lavarvi le mani. Beh, andiamo, Gambo. Voglio godermi questo sole. Il cavo è aperto. Bel lavoro, scienziato. Mi fa piacere di sentirti. Ora via di lì. Io e la mia squadra siamo già fuori. Mi muovo. Ti ringrazio, scienziato. Sono stato troppo impulsivo. Non devi ringraziare solo me, ma anche loro due. Senza il loro aiuto sarei ancora sulla scrivania ad escogitare un piano per me. Grazie, Arlov e... tu chi sei? Lui è qui grazie alla mia sconfinata ed enorme genialità. Ecco che ricomincia a vantarsi. È la pura verità. Forse non era così male stare nel cavo. Fondazione è scappato perché voi vi siete fatti distrarre da una tizia rosa. Signore, noi non ci aspettavamo che... Avevamo in pugno il leader dei sette. Scusi se la interrompo, ma ho il dovere di informarla che sono arrivati. Arrivati? Parli delle pattuglie Elite? Sì, signore. Loro sono qui. Quattro soldati Elite che faranno tutto quello che voglio. Signore, li mandiamo tutti per attaccare il santuario. No, sarebbe ripetere lo stesso errore. Sarà meglio dividerli in più zone. E quando sarà il momento giusto, attaccheremo il santuario. Voi tre, per ora pattugliate le zone dell'isola. Tu, invece, mi aiuterai a risolvere qualcosa di più... personale.
un tesoro che si nasconde qui nell'isola. Ovviamente, né la Sloan né Geno devono venire a conoscenza di questo. Ci siamo intesi? Benissimo, vieni con me che ti mostro dove andare. Acqua! Acqua dappertutto! Eppure ero sicuro di trovarla qui. Vediamo le mie annotazioni. Aspetta, no! No. Sono nella zona giusta. Forse sto solo guardando dalla parte sbagliata. Wow! Allora esisti per davvero! Ed è più grande di quanto pensassi. Questo Sully deve assolutamente saperlo. Ehi, Sully, mi ricevi? Ragazzo, ma che fine avevi fatto? M'hai fatto preoccupare. Ci siamo, avevo ragione. Qui c'è per davvero l'isola. Bel lavoro, Nate. Però non spassartela troppo. L'ultima volta che siamo andati in capo al mondo a cercare una città perduta non è andato tutto liscio. Stai tranquillo, Sully. Sarà un viaggio senza nessun problema. Ehi, guarda! Un velivolo non identificato sta volando sull'isola! Nate! Che cosa è stato? Oh, cavolo! No, Nate! No! Nate! Non lì! Non posso crederci che sia successo di nuovo. Beh, almeno su quest'isola non c'è nessun mostro blu grande e grosso come a Shambhala. Controlliamo un po'. Se la memoria non mi inganna, dovrei cercare delle specie di rovine costruite da un'antica tribù. Wow, beh, è stato facile. Beh, non è quella che sto cercando. Da come ho annotato sul diario, una parte delle rovine dovrebbe essere in una zona vulcanica e piena d'acqua. E qui non vedo né l'uno e né l'altro. Ma dove lo trovo un vulcano? Meglio esplorare un po'. Ah, si mette male. E quelli chi diavolo sono? Assomigliano tanto agli uomini di Lazarevich. Illustro bene questa zona. Forse il pilota è ancora vivo. Ho bisogno di un'arma prima che le cose si complichino. Assaggia questo! Se non ti dispiace, questa la prendo io. Getta subito quell'arma! Ok, ora te la sei proprio cercata. Oh, deve fare male. Ma guarda un po', pare che io non sia l'unico a sapere del tesoro qui. Perché ci casco sempre? Queste coordinate me le annoterò. Forse portano alle rovine che sto cercando. Dai, Nate, in cammino. Sono nella strada giusta. Beh, il vulcano da qui lo vedo. Ok. E ora che si fa, Nate? Nate? Chloe, santo cielo! Fatti abbracciare! Non dirmi che siamo qui per lo stesso motivo. Potrebbe essere. Pensavo avessi mollato. Ah, lo sai che io non mollo mai. Sei anche tu qui per il tesoro. I tesori, vorrei dire. Ce ne sono due. Allora, uno per me e uno per te. Si può fare. Hai scoperto qualcosa? Nulla. Sono qui da mezz'ora. Ah, te la do io la risposta. Credo che tu non abbia fatto attenzione a quello. Solo che ora mi toccherà arrampicarmi. Oddio! Quest'acqua è gelata! Forza, Nate. Un bel saltino. Bene, ci sono. Vedi qualcosa? Ci sono dei piccoli simboli qua a terra. Sono... delle coordinate. Solo che ci servirebbe un'auto. Non si sa mai. Chloe, dove stai andando? Ehi, Chloe, aspettami. Io vado a cercare un'auto. Tu inizia pure ad andare. Ma sta attento. Certo. E la parte più difficile va a Drake. Diavolo, ancora quei tizi. Devo trovare il modo di ripulire questo posto. Con loro attorno non avrò mai pace. Forza, Nate, puoi farcela. Ehi, hai sentito la notizia? Che dei nostri sono stati ammazzati questa mattina. Ah, parli dell'esploratore? Sì, proprio lui. Deve essere proprio matto da affrontare un esercito tutto da solo. Quelle pattuglie erano dei buoni a nulla. Quel tipo è solo molto fortunato. Me lo dicono spesso che sono fortunato. Tanto è troppo tardi per lui. Il tesoro sarà già nelle nostre mani. Santi numi, ma quanti sono?
Eh? Oh, e questa? Un bel giocattolo. Devo trovare il modo di farli avvicinare. Ragazzi, sono 24 ore che provo a chiamarvi. Dove eravate finiti? Te l'ho detto che non dovevi usare il silenzioso sul cellulare. Ehi, aspetta un attimo! Bravi così, avvicinatevi. Patata bollente in arrivo! Dritto al sodo. Capita? Ah, non importa. È l'esploratore! Wow, 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 wow. Giornata tranquilla, Nate? In arrivo! Oh, questa andrà su tutti i giornali. Wow, sei davvero brutto. Via, 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 via. E assaggia questo. Oh, il gattino si è bagnato. Oh, cavolo. Questo tizio non è normale. E questo è il posto. Sì, vediamo. Quando poi ritroverai, sì. Non girarti, non girarti, non girarti. Ehi, ho detto non girarti. Oh, 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 oh. Bene, e adesso? Nate, salta su. Ah! Appena in tempo, vai tutto a gas. Novità. So dove si trovano i tesori. Uno a... Santi numi! Quel tipo non molla proprio! Ehi, bello! Patata bollente in arrivo! Quel tizio era un carro armato! Stavi dicendo sul tesoro? Oh, già! Si trovano in due spiagge, una a sud e l'altra ad est dell'isola. Pare che la tribù avesse dei nemici abbastanza stupidi da non saper leggere, e da quanto ho capito preferivano nascondere i loro beni lontano da casa, scrivendo sul muro la posizione. Così, in caso di un attacco, nessuno poteva rubargli nulla. Interessante. Un patto è un patto. Prenderò quella a sud. E io mi prenderò quella a destra. Allora, vediamo un po'. In teoria dovrebbe essere qui. Aspetta un momento. Forse è lui. Beh, sarà meglio controllare. Wow! Vorrei proprio vedere la faccia di Sally in questo momento. Ma, aspetta. Non c'è nulla. E questa che roba è? Una mappa del tesoro. Oh, cavolo.